Ciao ragazzi, benvenuti. Sono in compagnia del grandissimo, abbronzatissimo, illustrissimo, bellissimo, bravissimo Stefano Bagnoli. Ma carissimi, benvenuti a tutti. Ciao Stefano. Ciao. Ultimamente, aspetta, chi è che me l'ha detto? Riccardo Fioravanti, da dove arriva questo carissimi? Beh, certo, ormai è Ah, diventato. ah, ah, ah. Ma tu sai da dove arriva il carissimo? Me l'ha spiegato lui. Ah, ecco, appunto. Ma Beh, lo certo. dobbiamo dire? O no? Ma sì, dai, ricordiamo un vecchio amico Vai. trombettista che sia Riccardo che io frequentavamo negli anni Ottanta al Club 2 a Brera, dove praticamente suonavamo quasi tutte le sere. Era una fucina di musicisti capitanati da Paolo Tomelleri. Tra i batteristi c'era Giampiero Prina, Prina, certo. compianto Giampiero Prina, c'era Ella De Bandini che in quegli anni abitava a Milano, e poi Tomelleri, Mario Rusca, Sante Palumbo, tanta, tanta gente, e Franco Tolomei, trombettista, che praticamente aveva iniziato lui questo carissimo, che era ovviamente un'iperbole forzata di gentilezza, e questo carissimo è rimasto Ti è per 40 rimasto, anni. eh? Ti è rimasto. Sì, assolutamente. Senti, noi siamo, ci troviamo qui a chiacchierare e a fare una sorta di recensione Sì. su questo interessantissimo libro. Allora, Sì. facciamolo vedere, aspetta che lo raddrizzo un po', ecco, più o meno. Allora, dal titolo già uno dice, ma chissà cosa si è bevuto o si è fumato Bagnoli, perché in realtà i nomi citati non sono batteristi, però il titolo dice No. Louis Armstrong, Errol Garner, Freddie Green, i più grandi batteristi della storia. Quindi già spieghiamo un attimo questo titolo. Appena è uscito il libro, ho fatto la pubblicità sui social e uno mi ha scritto: ma Bagnoli, ma nessuno dei tre è un batterista. Ma va. Vabbè, giustamente. Allora, dopo tanti metodi di batteria, ho scritto questo libro che è sì un metodo di batteria, ma ho preso spunto da tre giganti. Uno era il trombettista, ma non solo. Louis Armstrong possiamo anche dire che è stato colui che ha redatto il vocabolario intero, l'intera grammatica del jazz. Errol Garner, un pianista meraviglioso, pare, ma credo sia così, la storia lo dice, autodidatta, eppure aveva una poliritmia nelle mani incredibile. E poi Freddie Green, che in realtà non è stato un virtuoso della chitarra, ma è stato un qualcosa di più. È stato il perno per tutta la sua carriera. Chitarrista della Big Band di Count Basie, e per 50-60 anni non ha fatto altro che zin, 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 andare in quattro, e teneva le redini di tutta la band. Quindi l'innovatore per antonomasia Louis Armstrong, un pianista formidabile che ha creato uno stile tutto suo, entrambi virtuosi del proprio strumento anche dal punto di vista ritmico, e colui che può essere un riferimento per tutti i piatti jazz del mondo. Tin, 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 e basta. E lo swing ce l'aveva più di chiunque altro. Ecco, quindi abbiamo già anticipato che cosa c'è all'interno di questo libro. Allora, diciamo che potrebbe essere definito, se sei d'accordo, un'analisi del fraseggio, del modo di esporre temi, ma più che altro soli, fraseggi quindi, di questi tre grandissimi musicisti, trasportati ritmicamente sui tamburi, quindi sullo strumento Sì. chiamato batteria, quindi un insieme di tamburi, di piatti, di idee ritmiche. Difatti ci sono alcuni punti dove, per
bellissima quella parte dove, adesso non ricordo chi dei tre, iniziava le frasi principalmente sul secondo movimento, Sì, in realtà che era era già un innovatore. prerogativa. Sai, no, dimmi, dimmi. No, dicevo già all'epoca, adesso non ricordo che anno era, forse il 20, 57? Può essere? E dunque, il primo ad articolare Aspetta che vado, delle intanto. figure ritmiche che nessuno aveva azzardato prima, soprattutto sul suo strumento, cioè la tromba, è stato Louis Armstrong negli anni 20. 27, scusi, scusa, sì, 27. 1927, è vero, Sì, sì, è sì, sì. vero. Difatti, guardando la frase, ma guarda, la faccio vedere. Allora, non so se si riesce a vedere, aspetta, eccola qua. Allora, dove ci sono queste frecce rosse è il punto dove, diciamo, iniziavano principalmente le sue idee. Sì. Nella parte, adesso non so se per voi è sinistra o destra, quindi dalla parte che sto segnando adesso, Stefano ha riportato praticamente gli accenti, o comunque sì, gli accenti principali Sì. della frase riportata, del solo riportato dall'altra parte. E questa è una cosa molto interessante perché si prende spunto, come hai detto tu prima, l'analisi di questi tre grandi musicisti riportati sullo strumento, sulla batteria, con le idee ritmiche già innovative per il 1927, ragazzi. Eh Quindi. sì, eh sì. Infatti su quel libro, cioè per redigere quel libro, ho fatto una ricerca che in realtà parte semplicemente dall'istinto. Avendo io ascoltato sin da ragazzino moltissimi dischi di Armstrong e poi successivamente quando mio papà portò a casa il primo disco da lui acquistato di Errol Garner, lo mise sul piatto, il piatto perché era un LP, quindi era una roba antichissima, e mi chiama e fa: Stefano, senti questo pianista, senti che swing, cosa fa, che meraviglia. Insomma, tra Armstrong, Errol Garner e la Big Band di Count Basie, oltre a tanti altri dischi di tanti altri musicisti, loro mi sono rimasti impressi sin da giovanissimo. Quando ancora non avevo nessuna capacità analitica, semplicemente a orecchio uno mi piaceva e l'altro no. Poi crescendo negli anni, a furia di suonare, di fare esperienza, e poi quando ho cominciato anche a pubblicare dei metodi, ho capito che era il momento di tornare a quei tempi nei quali ascoltavo Louis Armstrong, e lo stesso ho fatto con Errol Garner, e di connessioni ce ne sono una valanga. In questo libro ho riportato delle trascrizioni proprio melodiche di frasi di Armstrong e frasi di Errol Garner, e ho visto che sono degli spunti incredibili per allestire un proprio vocabolario, un proprio lessico jazzistico sulla batteria. Non dimentichiamoci che a quell'epoca, a metà degli anni 20, poi alla batteria Louis Armstrong aveva Baby Dots, Baby Dots che è stato un altro innovatore Assolutamente. incredibile, quello che ha dato i natali a quello che è diventata la batteria che suoniamo oggi. Ecco, A proposito sono tutti esempi. di questo ragionamento, vorrei far vedere molto interessante questa parte che sto indicando, dove ci sono dei diciamo dove le frasi sono non sottolineate, ma circondate da questi colori, cerchiate da questi colori, il rosso, Sì. per esempio, interessante perché i colori corrispondono ai pezzi della batteria, quindi il rosso il timpano, verde il tom, Sì. azzurro il rullante. Quindi se noi guardiamo adesso, spero si veda, aspetta così, forse. Ci sono delle parti dove, dividendole e distribuite, se vengono distribuite sui vari pezzi della batteria, sui vari tamburi, formano delle melodie molto, molto interessanti, presi appunto dai suoni
soli di questi tre grandi fraseggi, di questi tre grandi musicisti. Quindi anche questa è una. Esatto, Louis Armstrong in primis. Sì, Louis Astro, Louis Armstrong in primis, perché con la tromba o la cornetta, insomma, la cornetta era la tromba da banda, poi successivamente lui ha comprato anche una tromba. Ha cominciato a fraseggiare in un modo che nessun altro trombettista della sua epoca era in grado di fare, e questo grazie al suo talento virtuosistico. E poi lui cosa fece anche di bello? Cominciò ad ascoltare il fraseggio dei clarinettisti, che come strumento, diciamo, al di là della tecnica strumentale che non conosco, però il clarinetto ha un fraseggio potenzialmente più fluido, più veloce, più articolato. Louis Armstrong cominciò a studiarsi le frasi di Johnny Dodds, che era il clarinettista fratello di Baby Dodds, e ha cominciato a rifarle sulla tromba. Ecco che lì è nato non solo un virtuosismo trombettistico strepitoso per l'epoca, ma anche una concezione, un concepimento di fraseggio ritmico che dallo swing, anzi dal bebop in poi, tutti noi batteristi abbiamo attinto. Il fatto che lui, non solo lui, ma insomma è Armstrong che ho analizzato, suonasse delle frasi spesso iniziandole sul secondo quarto, era come se inconsciamente lui volesse allontanarsi dal battere come pulsazione madre, che è il tipico della musica bandistica, della musica classica, sinfonica, operistica. E allora quello che nell'ortodossia musicale era 1, 2, 3, 4, ta-da-da-da-da, lui ha cominciato a stravolgerla. 1, 2, 3, 4, pa ba da da da, ed ecco che lo swing è nato. Tutti spunti che batteristicamente possono essere molto utili, al di là della tecnica batteristica, per allestire un comping lessicale efficace nel jazz. Nel jazz, direi tout court, che sia Dixieland, swing o bebop, quello che poi ci serve per fraseggiare quando suoniamo in una band. Assolutamente. E allora devo dire che è scritto molto bene, molto chiaro. Non ci sono parti dove ci sono delle cose incredibilmente difficili da leggere, ma chiaramente poi bisogna dedicarci un po' di tempo per poter entrare nel fraseggio di questi grandi musicisti, tenendo conto che questo è un libro principalmente per batteristi, quindi il batterista dovrà perderci un po' di tempo per poter, diciamo, orchestrare tutte le idee che sono riportate sul libro, e ce ne sono veramente tante, di Esatto, è chiaro diverso. che è un libro. Vai, vai. È chiaro che è un libro per chi già conosce la batteria. Certo, non è un metodo come l'altro che abbiamo scritto a quattro mani, insieme a Carlo Con Attolini. Carlo Quello Attolini. è un libro per imparare a suonare la batteria. Carichiamo la batteria. Questo qui è chiaro che, cioè, per comprenderlo, per analizzarlo e per divertirsi, uno deve già essere un batterista. Che poi conosca o meno il linguaggio jazzistico, beh, in realtà questo libro serve a quello. Non è un libro per principianti, questo è chiaro, ma è un libro che può essere divertente laddove uno abbia voglia di essere curioso. Se io in quella pagina, oltre agli esercizi, nel testo, parlo di Louis Armstrong, di quell'anno in cui ha inciso quel disco e il perché ha fatto così e il perché ha fatto colà, uno potrebbe dire: cacchio, aspetta che vado su YouTube, vado a comprarmi quel disco di Armstrong e ascolto effettivamente quello che sta facendo. Dopodiché, tornando sul libro, hai le idee ancora più chiare. Se poi non hai tutto questo tempo o la voglia di andarti ad ascoltare i dischi di Armstrong o di Errol Garner o della Big Band di Count Basie, non fai altro che analizzare in diretta,
gli studi che io propongo, leggendoti il perché e il per come farli e perché funzionano in un modo e non in un altro. Errol Garner ha fatto qualcosa di più. Errol Garner, essendo pianista, poteva usare due mani. Con la sinistra, Errol Garner ha fatto delle cose pazzesche, poliritmia pura, in un'epoca nella quale il batterista non era neanche in grado di suonare quelle cose. E anche lì ci sono delle pagine molto interessanti frammenti armonici di fraseggi di Errol Garner che potevano essere l'introduzione di un brano o un pezzettino di una parte solistica, dove noi, riportando sulla batteria la mano sinistra del pianista di Errol Garner e la mano destra, possiamo fare del comping di coordinazione pazzesco. Che non c'è in nessun libro per batteri, cioè non c'è nessun metodo di batteristi. Perché? Perché stiamo analizzando un pianista, e è Certo. questa la cosa divertente. Così come Louis Armstrong, per migliorare la sua capacità trombettistica, andava a studiarsi le frasi del clarinetto, e noi perché non possiamo studiare le frasi di un pianista che con due mani fa delle cose pazzesche, e le faceva negli anni 40? Allora, anzi alla fine, non verso la fine, ci sono indicati i dischi di riferimento, cioè una guida all'ascolto, quindi con tutti i titoli dei dischi di appunto di questi tre grandi musicisti. E ecco, mi interesserebbe citare le frasi che sono riportate sempre alla fine di Ella De Bandini, Elvin Jones, Max Roach e Sì. poi un tuo pensiero finale. Allora, Ella De Bandini Sì. dice: essere batteristi oggi esigerebbe non solo un approfondimento musicale dello strumento, ma anche uno studio attento della sua storia, di cui ogni pagina sarebbe sicuramente una continua fonte di stimoli indispensabili di raggiungimento di un buon risultato finale. Devo dire che Perfetto. è perfetta, non c'è niente da aggiungere. Eh sì. Elvin Jones È diceva: un suo pensiero non legato a questo libro, eh? Quindi è proprio il suo pensiero ufficiale. Non mi assolutamente. ricordo se sicuramente me l'avrà anche detto di persona. L'ho riportato forse o da una sua intervista o perché l'ha scritto da qualche parte. Lo trovavo perfetto da inserire in questo libro, così come gli altri che adesso leggerai. Allora, Elvin Jones. Ecco cosa deve fare il batterista: tenere il tempo. Se riesci a fare altro oltre a ciò, bene, ma il tempo è essenziale. Ciò è fuori discussione. Quindi, anche questo è perfetto, nel senso che non È c'è. No. perfetto collegato a Freddie Green e al fatto che lui se n'è sbattuto le scatole di fare i soli. Ne ha fatto uno registrato in un disco di 8 misure che non è neanche niente di particolare. Ma io mi immagino la scena di Count Basie in studio di registrazione che dice a Freddie Green: Freddie, ma fai un solo? Un solo? Ma vada via il che me ne frega di fare i soli. Dai, fai un solo, facciamo sto solo. Ecco, sei contento? Ma adesso riprendo ad accompagnare. L'accompagnamento per noi Certo. batteristi è fondamentale. Certo, se poi riusciamo a fare anche dei soli meravigliosi, meglio ancora. Però la priorità è quella lì. Max Roach, c'è sempre il pericolo di avere un suono non umano, poiché non sei obbligato a fare un respiro prima di suonare qualcosa. Chi suona i fiati è obbligato ad essere umano, ha periodi, punti di domanda, punti esclamativi, frasi. Ma perché suona il piano, le percussioni e gli strumenti a corda, c'è sempre il pericolo di non creare frasi che parlano chiaro alla gente. E anche questa è perfetta ed è collegabile al libro perché tutte le innovazioni ritmiche e
e polimetriche che hanno fatto soprattutto Armstrong e Errol Garner corrispondono esattamente a quel pensiero. Mentre noi batteristi possiamo, mentre suoniamo, mangiare la pizza o fumarci la pipa, e intanto le mani vanno. Però quello a volte può essere pericoloso, perché puoi fare una sequela di note, metà delle quali magari non servirebbero a nulla rispetto ad una condivisione musicale, cosa che uno strumentista a fiato invece deve evitare fisiologicamente. Le pause, i respiri e il fatto stesso che un'idea di due genii come sono stati Armstrong e Errol Garner abbiamo potuto concepire delle frasi polimetriche e poliritmiche incredibili, e vai a capire, anche perché ad Armstrong altrimenti gli mancava il fiato, doveva fermarsi per forza. Errol Garner invece poteva continuare a mangiare la pizza e fumare la pipa, eppure comunque aveva quella stessa idea, quello stesso ideale ritmico. Le pause a volte sono più importanti delle note che suoni, perché possono abbellire ancora di più la parte suonata e non quella in silenzio. La parte silenziata è quella che a volte enfatizza la parte suonata. Beh, e questo, in questo noi batteristi jazz, dico, dobbiamo essere assolutamente accorti a mantenere questa idea di un fraseggio che corrisponda a un fraseggio umano, come dice Max Roach, giusto? Assolutamente sì. E mi viene da citare la famosa frase less is more. Meno è di più. Meno fai e più resa avrai. Questo è un po'... Certo. Allora, vediamo invece cosa dice Bagnoli. Non so se lo conosci, ha scritto questo pensiero. Una band eccellente con un batterista mediocre è come una profiterol di ottimo cioccolato fondente, ma con bignè pieni di colla. Sì, cioè una band meravigliosa col batterista mediocre, anche la band fa schifo, come appunto mangiare un profiterol con dentro il Vinaville. Si perde l'essenza musicale che la band vuole proporre, qualora il batterista non sia in grado di recepire gli input che la band stessa indica o che il brano indica. A volte si suona, adesso faccio un esempio cretino, ma se suoniamo un blues in minore, è già l'idea armonica triste, pesante, fa emergere un tipo di accompagnamento nel quale magari non è inutile mettersi a fare troppe cose. È un esempio cretino, ma insomma dà un po' l'idea di quello che deve essere il nostro supporto, non tanto batteristico, ma musicale, per un fine complessivo. È divertente questo libro proprio perché non c'è un esercizio per batteria. Tutto può diventare per batteria, ma l'idea parte da un trombettista, un pianista e quell'altro che tiene il tempo meglio di qualsiasi batterista al mondo. Beh, adesso sto esagerando, ma è per enfatizzare il concetto, no? Certo, certo. Allora, c'è una prefazione che io evito di leggere, ma perché vorrei, appunto, se no leggiamo tutto e nessuno comprerà questo libro, quindi non mi sembra giusto. C'è una prefazione di Paolo Iannacci, molto bella, e... Sì. Alla fine del libro ci sono due pagine dedicate a tutti i prodotti di Stefano Bagnoli pubblicati con la Cobert Edizioni. E diamo un'anteprima che nessuno sa, ma no, forse qualcuno lo sa, l'Angela di Birdland. Allora, che... stiamo lavorando, ci vorrà ancora un po',
alla ristampa del famoso metodo Spazzole Ultima Frontiera, che viene richiesto. Purtroppo Bellissimo. c'è ancora una coppia in magazzino che me la tengo stretta perché quella è la mia personale e non la do a nessuno. Anzi, se qualcuno volesse dare 1 milione di euro come hanno fatto con la maglia di Maradona, magari ci posso Sì, pensare. Ecco. Ma se no, certo. me la tengo io. Detto questo, con l'Angela, siccome mi aveva richiesto un paio di copie di Spazzole Ultima Frontiera, nella mail scrivo: cara Angela, mi spiace, ma di quel libro abbiamo solo una copia in magazzino, che è la mia personale, ma stiamo lavorando per la ristampa, che non è una ristampa, ma è una nuova edizione. Quindi diamo questa anticipazione, ci vorrà un po' di tempo perché dovremo aggiungere dei contenuti. E magari Sì. qualche video che accompagnerà le parti più interessanti del libro. Sto studiando infatti quel libretto che è quello che è stato ha fatto da apripista a tutta la mia didattica pubblicata in seguito, per capire se effettivamente può essere interessante aggiungere dei contenuti oppure lasciarlo esattamente così com'è, a parte i contenuti nuovi video, che quelli li faremo sicuramente, che nell'edizione originale non Non c'erano. c'erano, certo. Devo capire se conviene o meno aggiungere degli esercizi, perché è un po' come fare un disco e dopo qualche anno dici: no, aspetta, questo pezzo qui lo rifaccio. E no, ormai quel periodo storico prevedeva che io suonassi in quel modo. Nel contempo, parimenti, anzi, un libro del genere è nato con l'esperienza spazzolistica che io avevo allora, che è tuttora valida perché è un libro che non ha nulla di superato. Però i contenuti video, quelli li faremo di sicuro, contenuti scritti, non lo so, anche perché, come ben sai, negli anni successivi abbiamo pubblicato Certo, altri libri di c'è il spazzole, quindi non corso di vorrei mai Spazzole, certo. fare dei doppioni inutili. Però sicuramente questo libro deve tornare in vita perché per me è stato molto importante e tutto sommato è stato il primo libro di spazzole scritto in Italia, quindi è anche stato un momento di orgoglio personale, oltre che magari di utilizzo pratico, efficiente. Certo. Vabbè, comunque abbiamo dato questa anticipazione e poi vedremo come sviluppare tutta, come arrivare alla fine di questa avventura. Sicuramente ci sarà interesse da parte dei batteristi, ma come dicevo, anche richiesta di alcune librerie. Perché si vede che appunto ci sono dei personaggi che si recano in libreria chiedendo ancora di questo libro. Quindi perché non rifarlo e non rimetterlo in distribuzione appunto con alcuni contenuti video? Quindi ci stiamo lavorando. Allora, dove si trovano questi libri? Allora, a parte la libreria Birdland che mi piace sempre citarla, visto che Angela è sempre così gentile con noi tutti, parlo dei musicisti, editori. Allora, il libro si trova o nelle librerie oppure sul sito www.ultrasoundrecords.eu oppure, novità, usrmusicclub.com. Se non erro, sì, punto com, e dove c'è questa landing page, c'è una parte dedicata al music store e c'è una parte appunto dedicata ai metodi didattici. Da lì si può comprare il libro. Comunque troverete i link o sopra o sotto, dipende se siamo su Facebook o su YouTube. Troverete i link per andare ad acquistare non solo questo metodo, ma anche altri, se volete, appunto di Stefano Bagnoli.
per esempio sulle spazzole, prima hai citato il corso di spazzole, io l'avevo fatto vedere, ma lo faccio rivedere un'altra volta, che è questo. È un prodotto chiaramente non cartaceo, quindi sono dei PDF e un sacco di video da potersi scaricare. E anche quello è un metodo abbastanza interessante, anzi molto interessante per chi vuole intraprendere il mondo delle spazzole. Ricordiamo Sì. ancora una volta e facciamo vedere la copertina di questo libro di cui abbiamo parlato oggi. Io ringrazio Stefano Bagnoli, se non hai altro da aggiungere, salutiamo tutti e ci vediamo nel, che ne È so. stato un piacere, Stefano. Piacere mio, è stato bello, è stato molto utile, secondo me, per me sicuramente, ma credo anche per tutti quelli che ci ascolteranno. Un caro saluto, Stefano. Comprate quel libro, batteristi ma musicisti, che è un'altra cosa, si sale di livello. Assolutamente, Grazie. ricordiamolo. Ciao a tutti, a presto. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao.